Buonasera a tutti e benvenuti a Profumo di Sassimo. Vi chiedo di supportare il canale mettendo dei like e cliccando la campanella per gli aggiornamenti e di lasciarci eh, dei commenti ai quali sicuramente risponderemo. Bene, ciao Carlo, ciao. Ciao Marco, ciao a tutti. Allora, puntata speciale, ehm, programmi musicali invernali, diciamo Festival Bar sotto la neve, no? Eh, il patrone, il celebre patron del Festival Bar, Vittorio Salvetti, effettivamente lo associamo alle assolate e calde estate italiane, però bisogna ricordare che ha fatto, direi, innumerevoli, adesso ne parliamo, programmi anche girati in pieno inverno, con cantanti spesso proprio piazzati in località montanare. Sotto la neve con eh, il microfono gelato, il fumo che esce dalla bocca, non delle sigarette, ma cioè, un freddo cane. <ride> insomma, cose molto divertenti. Un'Italia ad altri tempi, eh, se vogliamo, perché cose di questo genere, meno che io ricordo, non vengono fatte da decenni. insomma, Cose ecco. sì, per la notte di, di Capodanno, ecco, giusto? Eh sì, per la, la notte prossima. di Capodanno, però vabbè, è una cosa diciamo a sé quella. Diciamo, è una cosa un po' diversa, insomma, ecco. Esatto. Va bene. Va bene, allora iniziamo a citare qualche nome. Carlo, se ci vuoi anche tu fare, dare qualche ragguaglio a tal proposito. Ma l'idea di questa trasmissione insomma, quasi festiva, insomma, natalizia di fine anno, ci è venuta pensando al, a una manifestazione canora che per noi ragazzi... Bambini, barra ragazzi del, degli anni Ottanta, è, è stata non vorrei dire mitica, però una manifestazione significativa che abbiamo seguito con passione, che era Buon Anno Musica del, del dicembre '85. Penso che mh, i nostri coetanei appassionati di musica e di televisione se la ricorderanno perché insomma era, era una manifestazione nuova di zecca nata quasi dal nulla che però per quanto io ricordi fu abbastanza seguita anche fra noi ragazzi a scuola se ne parlava insomma di, di quello che avevamo visto in tv la sera prima eh, questa manifestazione come hai detto tu organizzata da, dal patrono Vittorio Salvetti eh, fu ospitata da Italia 1 che insomma stava cominciando a consolidare la sua nomea di, di rete giovane per eccellenza della, della galassia berlusconiana no? e poi una, una nomea che si consolidò via più nel, nel corso degli anni soprattutto negli anni 90 insomma la, la rete giovane musica giovane trasmissioni mm -hmm. per i giovani mm -hmm. e, e niente in onda su italia 1 tutti i lunedì di dicembre praticamente fino, fino al 30 dicembre era come tutte le manifestazioni dell'epoca di, di Salvetti, era una manifestazione che aveva una sua, una sua struttura ben precisa, cioè non era una, una mera passerella di cantanti come poi invece siamo stati abituati a vedere diciamo, dagli anni 90, anche, anche nello stesso Festival Bar che da Gara Canora... Eh, ne abbiamo parlato in varie puntate dedicate a questa manifestazione. Insomma, era sempre una gara, però anacquata nel senso c'era questa passerella di cantanti che cantavano, poi alla fine veniva decretato un gruppo di vincitori. Ecco. Invece, Buonanno Musica era proprio una, una gara strutturata, anche piuttosto complessa da, da, da descrivere. Insomma, eh, c'erano varie categorie. C'era la categoria disco strenna, che era la categoria principale in cui gareggiavano. Due cantanti italiani che erano i Mattia Bazzar e Roberto Vecchioni, due star internazionali del momento che erano i Simpli Red, tuttora fam molto famosi, e i TXT che invece diciamo, ballarono una sola estate, ebbero il loro anno di gloria dell'85. E poi le due giovani rivelazioni estive dance italo-disco che erano Baltimora e, e Denaro. Ecco, questa era la la, la categoria principale che veniva votata anche tramite cartoline voto di, di sorrisi e canzoni che, come sempre, in quel periodo patrocinava un po' tutte le manifestazioni musicali, soprattutto Sanremo e praticamente tutte le manifestazioni di Salvetti. E poi c'erano altre categorie, c'era gran, un grande spazio per la dance italiana, per le canzoni che andavano per la maggiore nei jukebox, un, un, un angolo anche per i cantanti i cantautori italiani quindi c'era un po' di tutto eh, si cantava in playback come era uso come rigoroso playback in <ride> assolutamente tutti in playback anche i cantanti insomma che solitamente avevano un po di difficoltà e la, ma la cosa bella però che mh, gran parte di questi cantanti avevano lo spazio per eseguire non una sola canzone ma un gruppo di canzoni del, del loro ultimo album, del loro nuovo album, quindi potevano fornire un quadro d'assieme della loro produzione, che, il che non era scontato nelle manifestazioni dell'epoca che ti proponevano un cantante uno dopo l'altro a, a ruota, senza, senza possibilità di, di mostrare una grande fetta del loro repertorio. Del resto, ricordiamo che comunque questa era una manifestazione, come tutte, però in particolare eravamo sotto Natale. E quindi questa era una manifestazione che doveva stimolare la vendita dei dischi come, come regalo di Natale. Ecco, quindi insomma, era, era, anche, era anche giusto che venisse fornito un quadro più ampio della produzione di ogni cantante. Quindi una... Um, Secondo me è una bella manifestazione nello stile salvettiano, un po' giovane, un po' sia tradizionale, sia al passo coi tempi, sia proiettata nel futuro, indirizzata Grazie. soprattutto al pubblico giovane, però era, era veramente, possiamo dire, una, una sorta di festival bar invernale natalizio, perché ne ricalcava in gran parte anche proprio lo schema di gara, lo schema di spettacolo, eh, quindi era anche itinerante oltretutto, no? come era, partiva da... Partiva da Verona ovviamente, poi anche questa è una cosa interessante da dire perché sono tutti luoghi del cuore di, del buon eh beh, sì, notoriamente Asiago, Moena, posti molto cari a, a Salvetti, eh sì. eh, ma ricordiamo che comunque lui è Veneto, per cui insomma bazzicava la zona, insomma... Tra in realtà e è e di Cremona. È eh, prego? Lui in realtà è di Cremona, però vabbè. Ah, so proprio, pensavo fosse veronese però è, ve è veneto di adozione praticamente. Eh, è un mese di adozione, dai ci ha passato è la vita veramente. Pensavo fosse veronese proprio. Io, pensavo ver anche io diciamo. inizialmente. Ah, vabbè, comunque, vabbè, io, vabbè, diciamo di, sicura, sicuramente di adozione. sicuramente d'adozione. Allora, eh, dunque, parliamo del Buonanno musica, diciamo dell'85, poi c'è stato anche nell'86. In sì. questo caso, però, Verona, piazza Bra, piazza sì. principale dove c'è, diciamo, l'arena. La, la, eh, ricordo con Susanna Messaggi in quell'occasione eh, Umberto Smaila anche Sì, Umberto ecco, quella lì un'altra edizione forse un po' meno ricca rispetto all'85 meno ricca, mi pare che fossero solo due serate contro le 5 sì. del, dell'85 quindi un po' sì, certo. più ridimensionato infatti è un'edizione che non, non è che abbia lasciato grosse tracce anche nella memoria insomma di... L'avevano trasmesso qualche anno fa su rete 4 di notte, ecco, tante trasmissioni per fortuna vengono ripescate in, in notturna da rete 4. Beh, insomma, ricordo, ecco, il classico suolo di Italo Disco, che insomma, eh. l'86 è stato forse l'apoteosi in questo senso. Sì, 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 poi ci fu il... sì, quello era fra l'84 e l'86 proprio l'apoteosi del Disco, poi eh. nell'86, parlando di, di, quel, di questa seconda edizione, ci fu il ritorno di alcuni questi gruppi stranieri che ebbero questo improvviso successo estivo che però fu veramente il classico successo one shot, ci fu il ritorno dei, dei Kissing the Pink ad esempio, quelli di One Step, dei Picnic at the White House, questi protagonisti inattesi dell'estate 86 che riproposero le loro, i loro nuovi 45 giri, come si diceva all'epoca, ma non no riuscirono a replicare il successo estivo clamoroso che rimase unico. Poi ci furono eh, cantanti, cantanti italiani, Enrico Ruggeri, i giovani Meccano che erano un po' la, la rivelazione di quegli anni fra Festival Bar, e Festival di Sanremo, insomma, si erano messi, messi bene in mostra, però insomma. Fu un'edizione un po' così, eh, quella più, più iconica per usare un termine in voga fu sicuramente quella dell'85 con un cast veramente ricco e maestoso, c'era di tutto, c'erano gli italiani, c'era Riccardo Fogli, il Banco addirittura che cantava in inglese, mm. propose una canzone in inglese, proprio era un Banco totalmente in quel periodo dedito al... Alla musica elettronica sintetizzatoria aveva scoperto, si era innamorato il banco di questa nuova frontiera della, della musica e cercava di, di, di valorizzarla a modo suo, insomma, dava una. Una nuova immagine di sé dopo, dopo la produzione passata, insomma, il periodo del prog era già superato, però anche, insomma, e quindi molto interessante da questo punto di vista. Poi l'abbiamo detto, c'era Mattia Bazar che lanciarono Ti Sento, una delle loro. Epocale che ancora oggi, una hit addirittura internazionale che abbia successo, ah, sì, a... sì, sì. Della assolutamente Europa. ancora oggi viene ascoltato dagli stranieri. Questo brano, eh, dunque, io ho, mh, ho stampato un articolo proprio del 1985 che parlava proprio di Buonanno Musica 85, quindi l'anno precedente che stiamo parlando, beh lo leggo così magari il nostro pubblico può, essere, può interessare anche per ritornare diciamo al dicembre 85, eh. o anche nel modo di scrivere insomma, e, e dice eh, Buonanno Musica è nato il festival dell'inverno eh, col patron Vittorio Salvetti infatti lunedì su Italia 1 alle 20.30 ecco ricordiamo alle 20.30 adesso ormai uh -huh. Prima delle 21.30 non comincia nulla, adesso 20.30 si mangiava prima, è ripartito il Festival bar d'Inverno sotto mentite spoglie. Non più Mammarai, ma Patron Berlusconi. Infatti ai giornalisti sono stati giustamente distribuiti piccolissimi profumi francesi, chissà quali erano, ma molto interessante, un argomento che a me interessa. Cinque le puntate di Buonanno Musica, tutte, dal lunedì fino, tutte di lunedì fino al 30 dicembre. Ad Asiago, una manifestazione canora, itinerante con meno passerelle del Festival VAR, sempre in playback ma con spazi più precisi, chissà, la prima serata è stata registrata nella splendida piazza Bra di Verona, poi Bormio con un curioso collegamento con la Basilica Palladiana di Vicenza. Terzo incontro a Canazei e gran finale in due puntate del 23 e del 30 dicembre ad Asiago, nello stadio Coperto varie le proposte di disco estrenna 85, ecco quello che dicevi tu Carlo Pocanzi, sei album di artisti italiani, eh, Mattia Bazzara, Roberto Vecchione, due di stranieri e due dance music made in Italy, insomma all'epoca non si parlava ancora di Italo Disco perché non c'era ancora nome. Ecco, ogni artista ha a disposizione 13 minuti e il pubblico può votare tramite un concorso di tv sulle canzoni, quello che dicevi insomma. Eh, vabbè, come sempre Vittorio Salvetti non resisterà alla voglia di presentare la Kermes Canora, anche se lascerà anche un po' di spazio al figlio Andrea, Sì. che Invitiamo per l'ennesima volta a prendere contatto con questo canale per un'intervista. Esatto. sa ah, che prima o poi ci arriverà, che continua la vocazione paterna. Ecco, poi dopo però non è continuata tanto, insomma, qualche anno. Ufficialmente invece la presentatrice dovrebbe essere Ramona dell'Abate. Ecco, ricordiamo Ramona dell'Abate, co-presentatrice anche a Festival Bar 84. 84. 84 che è rimasta orfana di Mamma Non Mamma, ecco, trasmissione. Ah, è vero, è vero, giusto. Sì, 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 sì. È vero. Ramona, sempre bionda e gentile, contenta di non essere più nomade ed ha lasciato il suo residence milanese per passare più tempo nella sua bella casa piemontese di Feletto Canavese. In tutto sono cinque puntate, ci mettiamo due giorni per registrarne una. <coughs> Dice la della vata, peccato solo che siano così vicine alle festività che io adoro passare in famiglia. Sarà per questo che non mi sposo. Comunque, l'ambiente dei cantanti mi diverte. E la tua preferita? Gli chiedono: lei dice belli, eh, be quella di Sandy Mario, Sandy Martin. È talmente bello. Quindi, poi gli piace anche la persona, non solo la canzone. Sì, certo. Sarà affiancata da due mascotte ugualmente piacevoli da vedere. Cavirria eh, Brandi eh, Marte e Tiziana Più, che non so chi siano: Caviglia Brandi Marte, credo che poi abbia fatto la corrida con Corrado. Qualche... Ah, la prima stagione, quella dell'86. La prima stagione, forse sì. sì ho capito. Sì. Tiziana Più chi è? Per più non ne ho avuto notizie. Mm. Mm. Okay. Cioè, no... Mentre mi pare sicuramente ci sarà nell'articolo, ma c'era anche fra le presentatrici, c'era anche una giovanissima Paola Ferrari. Eh, infatti, stavo per arrivarci, dice, inviata molto speciale. Fer Paola Ferrari, direttore eh, artistico. Poi quel prezzemolo di Cristiano Minellono. Ah, eh, certo, certo. Insomma. Dice Salvetti soddisfattissimo di nuovi sponsor, fra questi la Coca-Cola. Ecco, vedrete che le mie vallette avranno fortuna. Dice. La Brigliadori l'ho scoperta io, questo io scimmiotta un po' <ride> baudo, ok, io per primo e adesso di strada ne ha fatta, ecco, l'articolo di Adele Callotti della stampa dicembre 85, eh, no dicembre 85 no, un po' prima perché poi le cinque puntate quindi sarà stato ottobre 85, novembre 85 perdono. Un quadro, un quadro molto esauriente, sì, Isabelè, eh sì, Paola Ferrari, ho detto Isabella, no, Paola Ferrari. Paola Ferrari, Paola, Paola Ferrari. Ferrari Paola. che poi a cioè, tutt'oggi è diventata famosissima, illuminatissima Paola Ferrari. <ride> vero, vero. E sì, c'erano queste prime apparizioni di, del figlio di Salvetti che poi insomma col passare degli anni si fece sempre più strada nella conduzione dei programmi, prima organizzati dal padre. Soprattutto, tutto, certo, eh. certo. Organizzati da lui in prima persona e eh, niente, una, una manifestazione carina. Questa atmosfera, come dicevi tu, molto invernale, perché, insomma. Era ora, ora dico un luogo comune, però erano i tempi in cui l'inverno in Italia c'era davvero quindi c'era ah, il... <ride> la neve. Gli anni poi direi: eh. 85, 84, 85, 86 sono stati assai nevosi. Eh. nevosi, nevosi sì, sì, sì. E, e, mh, e niente, c'erano anche star internazionali. Ricordiamo, ad esempio, la sigla iniziale era Election Day degli Arcadia, che erano una specie di di Costola dei Duran Duran erano tre, tre membri dei Duran Duran, fra i quali il leader Simon Le Bon. Che decisero, di, in un periodo di, di, di pausa dell'attività dei Duran Duran, decisero di intraprendere questo, questa breve avventura che però durò lo spazio di un disco, che però ebbe un grandissimo successo. Questo: Election Day e l'album relativo. Poi c'erano gli Aha che presentarono. Take con me, insomma, c'erano anche cantanti che poi abbiamo trovato come ospiti al, um, pochi, poche settimane dopo, in pratica al Festival di Sanremo, come, mm. come King, cantò The Test of Your Tears, una, una bella canzone d'amore. Come i Talk Talk, quindi cioè, um, Salvetti arrivò primo, prima di Ravera, in questo senso, eh, fu lui per primo a portare questi artisti che poi tornarono a Sanremo qualche, qualche settimana dopo. Quindi insomma. C'erano poi, dicevamo, gli italiani, dicevamo di qualcuno, c'era anche Gianni Toni, un Gianni Toni che forse. Cominciava la sua fase un po' eh, calante, diciamo, po calante eh? sì, sì, sì. Eh, diciamo che i successi li aveva avuti soprattutto nei primi anni '80? Ecco. Sì, fino, fino a Giulia, diciamo dell'anno prima, insomma, mm -hmm. eh, però insomma era ancora molto attivo. Continuava a sfornare album quasi tutti gli anni, poi abbiamo detto Riccardo Fogli, Viola Valentino, eh, mm -hmm. insomma, il Banco l'ho già citato. Quindi c'era anche una, in un periodo molto esterofilo. Ne abbiamo già parlato, ad esempio, quando del, del Festival Bar 84, sì. però c'era anche un, ancora uno spazio notevole anche per i cantanti italiani. Alberto Fortis che presentò il suo album di quell'anno. Quindi ripeto: secondo me è una manifestazione ben riuscita con una, con una vasta rappresentanza della produzione pop. Di questo certo. momento, ecco, sì, sì. Ecco, però diciamo che noi qui stiamo parlando dell'anno dell'annate dell 85 e 1986, però bisogna ricordare che Salvetti non era non nuovo a questo genere di operazioni, quindi bisogna addirittura andare indietro di qualche anno sul finire degli anni 70, no? Sì, eh, aveva già fatto delle transizioni a partire, se non ricordo male, dal, dal 77, diciamo, no? Sì, nel 77... Ci... Cosa, che trasmissione aveva fatto? Dal 77 poi ha continuato negli anni successivi, ecco, che, che genere di trasmissione aveva realizzato Salvetti? Eh, guarda, la cosa bella è che c'era sempre questa ambientazione montanare, invernale, nevosa, c'era ad esempio questo marchio Musica Neve, che noi conosciamo, noi, noi, noi appassionati, insomma, perché ad esempio Rete 4 ha, ha più volte replicato di notte in questi anni l'edizione diciamo 81-82, registrata probabilmente a fine 81, mandata in onda su Canale 5, credo all'inizio dell'82, nel gennaio 82. Mm. Eh, però era un marchio che era, aveva già qualche anno di età, perché già nel 77 ci fu un'edizione. E fra l'altro di cui i giornali parlarono molto perché ci fu la, la, la situazione che praticamente si svolse a, a Cortina, quell'edizione, e nei, nei giorni precedenti la, la, prevista, la manifestazione praticamente si scatenò una, una bufera di, di neve che ricoprì tutta, tutta la località e sembrava rendere impossibile lo, lo svolgimento, di questa manifestazione, invece, miracolosamente, la domenica in cui doveva svolgersi. Non la serata, il pomeriggio, perché sarebbe stata trasmessa nel pomeriggio, nel corso de, della famosa altra domenica di, di Renzo Alboro, insomma, eh, ricom ricomparse il sole, la neve fu sgombrata insomma, <ride> nei limiti del possibile quindi la manifestazione si poteva svolgere tranquillamente. Fu una manifestazione anche in questo caso con, con tutte le star del momento, insomma, da Sandro Giacobbe, Franco Simone, Mattia Bazzar, eh, tutti i grandi protagonisti di, di quegli anni, insomma. E poi ricordiamo invece di questa edizione, io credo, ho letto sui giornali, ma credo di non aver mai visto insomma filmati. O, eh, forse c'è un vecchio filmato di Pino Daniele che canta Cacalore sulla, sulla neve, uno dei primissimi filmati di Pino Daniele, ma non credo di aver mai visto un l'intera manifestazione che ripeto fu trasmessa nell'ambito dell'altra dell domenica e poi invece abbiamo visto ripetutamente perché è stata replicata più volte eh, l'edizione 81-82 sì. ricordiamo anche di alcune esibizioni iconiche Pierangelo Bertoli insomma sulla neve mentre dietro si prendono a a palle, di neve. a palle di neve mi ricordo che c'è. ambientazioni proprio sulla neve oppure all'interno di, di baite, nel, nel sì, baite con eh, focolari accesi, oppure con i monbot, quelli col pelo, come si usava negli anni 70-80, insomma, col bicchiere di fuoco <ride> esatto. in mano. A gente che beveva, le gente che beveva, sì, sì. Ecco, mi ricordo questo. anche un Moena 77-78, moena insomma. Sì. Um, celebre località sciistica, invernale, eh, quindi, anche lì, immagini di questo genere, no? sempre sì. all'interno di baite molto sì. belle, sì. E, insomma, vabbè, insomma, baite, poi strade innevate, insomma. strade innevate. C'era sì. sì, 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 proprio sì. questa sì. caratteristica di far cantare i cantanti, eh, cantare, insomma, fingere, <ride> fingere, fingere di cantare. cantare. Eh, ah, tanto molto belli. Eh. Insomma, sì. ricordiamo che il periodo era anche piuttosto danzereccio, per cui comunque musiche sempre molto ritmate e sicuramente sì. orecchiabili. Ecco. Ecco, sì, mi, sì. mi sovviene anche un'edizione del 77, anzi, sicuramente il 77, con eh, che mi ricordo appunto erano Moena, proprio in giro per, la, per, la, per il paese, che si vedeva proprio il campanile così, insomma, ecco. Sì, sì, eh, sì, Bello, delle belle trasmissioni, ecco, eh, i Santa Cruz Ensemble me, me le ricordo sicuramente, quell'edizione, sì. eh, ma, Drupi, ecco, Drupi sì, viene esistente. in mente anche lui in mezzo alla neve, sì, esatto, esatto. Una, una bellissima, brano peraltro del 76, se non mi ricordo male, però, beh, riproposto ancora nel 77, insomma, sull'onda sì. del successo l'eroe Gomez, insomma Marcella, c'erano cioè, sì. un po, sì. po' tutti protagonisti da Santino Rocchetti, già sì. l'abbiamo detto, sì, sì. Sì, sì, sì. Luciano Rossi, insomma tutti i grandi protagonisti del, dell'epoca, insomma. E, e, beh sì, erano manifestazioni che riuscivano a, al contrario di Sanremo, che paradossalmente arrancava un po' per motivi che abbiamo già spiegato, insomma, nelle, nelle puntate dedicate, insomma, invece queste manifestazioni riuscivano a a, ad attirare molti cantanti, l'abbiamo detto prima parlando di Buonanno Musica, comunque erano manifestazioni eh, promozionali in cui si cercava di vendere fondamentalmente il, il disco nel, nel periodo dei regali di Natale. Insomma, e, Beh, insomma una, una festa d'inverno atta a far, diciamo, eh, vendere qualche 45 giri, qualche LP ecco giusto. Beh, ricordiamo che la musica all'epoca insomma si sosteneva grazie alle vendite. Eh, grazie alle vendite, sì, sì, è vero. E a proposito di festa d'inverno ci fu proprio. Continuiamo in questo excursus, diciamo, ci fu proprio una, una manifestazione chiamata Festa d'inverno che fu. Eh, fu registrata eh, nel periodo del ponte di, di Sant'Ambrogio 77, ecco, però fu mandata in onda dalla RAI nel gennaio 78, festa d'inverno, appunto anche questa firmata da Salvetti, anche questa con tutte le caratteristiche mh, delle manifestazioni che abbiamo citato, da musica neve a buon anno musica, cioè ambientazioni sui prati innevati, eh, strade innevate delle località. Eh, in questo caso di Asiago, proprio oppure all'interno di baite di, di locali. Insomma, questa, questa edizione mi piace ricordarla insomma, perché ebbe un cast importante, cioè, sfilarono Lucio Dalla, che cantò come Profondo il mare, Branduardi, La pulce d'acqua, Patipravo, Pensiero stupendo, e, insomma, eh, mh, grandissimi interpreti, c'era cioè Rino Gaetano, di cui abbiamo visto forse in Te che te che te, uh, sì. l'esibizione, anche lui che gioca a palle di neve sulla... Sì. Sì, sì. mentre canta Spendi, Spandi e Fendi, quindi um, i mm -hmm. Chimende Cadila, insomma un cast, un cast importante relativamente a quegli anni, ma anche nomi importanti del cantautorato italiano, quindi insomma, è, tanta roba direi, insomma erano manifestazioni che anzi forse avevano, um, eh, Burano Musica, no, perché abbiamo detto che nell'85 gli vennero dedicate addirittura cinque serate televisive, però queste manifestazioni tipo Festa d'Inverno, Moena, Musica Neve, forse avevano uno spazio televisivo fin troppo ridotto per quelli che erano invece i nomi del, del cast, che erano spesso nomi di, di altissimo livello, sia italiani che stranieri, quindi, eh, quindi insomma è una tradizione che forse è un, un peccato che si sia un po' persa, perché insomma... Beh, sì. Ecco, mi viene in mente che sempre proprio fine 70 ricordo che alcune esibizioni venivano fatte all'interno di alcune piccole discoteche che all'epoca c'erano nelle località sciistiche, per cui ecco, quindi anche questo. Sì, e, certo. e, vabbè, niente, comunque è anche un modo, soprattutto anche per chi magari vive in quelle città, per ricordare magari i locali che sicuramente non esistono più. Non esistono eh. più eh, sicuramente ci sarà stato un, un bel giro d'affari comunque, anche cioè, Insomma, certo. questa località perché si muovevano comunque, ad esempio ho citato prima il caso clamoroso di Musica Neve 77 con questa nevicata che poi cessò miracolosamente il giorno dell'evento, però attirò tantissime persone lì a, lì a Cortina per assistere a questa, questa passerella di, di star italiane e internazionali, quindi insomma si muoveva anche un, un discreto indotto in termini di... anche alberghiero se vogliamo, perché poi la gente andava lì, alloggiava, magari prolungava le vacanze, insomma... C'era tutto a catena, quindi ristoranti, alberghi, bar, eh, negozi, insomma, c'era da guadagnare per tutti. Insomma, era comunque un'Italia che eh, spendeva anche perché comunque. C'erano molte più buste paga che oggi, ah, sì. c'era lavoro anche per chi non ne aveva voglia, eh sì, eh sì, è vero, questo è vero. purtroppo è uno dei tanti rimpianti che abbiamo oggi del ah, Novecento. Bene, abbiamo anche qualche però, diciamo, terminato il periodo 70-80, c'è cioè un episodio, no? mi stavi raccontando Carlo, anni sì, 90 so mi sia. sembra, no? Sì, allora, diciamo che le manifestazioni musicali invernali, proprio prettamente dette, si sono molto rarefate, sono quasi scomparse. Negli anni 90 ce ne sono state altre, ad esempio, ricordo qui brevemente, la festa del disco di Pippo Bauro, che, non per, che era una manifestazione invernale, nel senso che si svolgeva a dicembre a, a ridosso delle feste natalizie, che serviva per promuovere. Eh, appunto, la vendita dei dischi come, come regalo di Natale. Se svolse, ne svolsero due edizioni nel 97 e nel 98, però erano, erano manifestazioni musicali che si svolgevano in teatri o in studi televisivi, quindi erano, è come se, se fossimo in qualsiasi mese dell'anno, insomma. Invece di queste manifestazioni proprio invernali, nel senso proprio dell'ambientazione climatica di cui abbiamo parlato in questa puntata. Forse mm. l'ultimo esempio c'è stato nel 96, sempre firmato ovviamente Salvetti, che era il massimo esperto di questo tipo di manifestazioni. Dicembre 96 ci furono due serate su Italia 1, che si confermò rete giove, della musica giovane per eccellenza, che vennero chiamate le Stelle della Musica da Siago, ovviamente, e appunto fu praticamente una, una ripresa: l'ultima ripresa di, di queste manifestazioni di cui abbiamo parlato. Da Buonanno Musica Musica Neve, e insomma, Salvetti nelle dichiarazioni dell'epoca affermò che forse era la sua, forse esagerando un po' alla luce. Di quello che è avvenuto, però, insomma, disse che forse era una delle sue migliori manifestazioni questa Stelle della Musica 96 perché anche in questo caso riuscì a mettere insieme un cast clamoroso. Ora mi sono appuntato alcuni nomi, te li leggo, ma insomma, eh, riuscì addirittura a portare mh, Francesco De Gregori e Gino Paoli, per dire, Ivano Fossati, Zucchero, Rigabue. I Poo, Franco Battiato, gli Articolo 31, Laura Pausini, i Neri per caso, che in quel momento stavano vivendo una fase di, di grande popolarità, poi fra gli stranieri Phil Collins, insomma un cast, Vabbè, un cast veramente di stelle, anche di. Nomi del firmamento della, del cantautorato italiano che non sempre partecipavano volentieri eh sì. a trasmissioni televisive, insomma, viene in mente De Gregori soprattutto, De Gregorio. Eh, insomma, sempre abbastanza restio ad andare in televisione. Sì, soprattutto in quegli anni, forse negli ultimi anni si è un, un po' sciolto relativamente, ma neanche certo. Tanto. Certo, Ora in eh, i ecco io di questa del 96 non ne ho alcun ricordo. Purtroppo, eh, chissà, forse eh, c'è da dire che, però, forse era un periodo che non, non guardavo tra, tanto la televisione. Ecco, probabilmente... io invece ho solo il ricordo televisivo, nel senso che la video all'epoca uh -huh. credo che purtroppo non sia più stata replicata. Insomma, magari... ah, infatti, sarebbe bello che magari. Beh, eh, ah da, da replicarsi ecco, io non ho alcun ricordo per cui mi piacerebbe vederla, ecco, senz'altro e, 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 e pare fra che sia andata abbastanza bene anche come auditor, insomma mm -hmm. aver, che forse non me lo sono appuntato però mi pareva di aver letto delle cifre di ottimi riscontri dal punto di vista delle, per quella che erano le medie dell'epoca delle manifestazioni musicali escluso il Festival di Sanremo ecco. Quindi andò eh, anche L'inverno, ma... diciamo, fino agli anni '90, era stato sfruttato dalla televisione. Sì, eh? Sì, sì. Eh, mi ricordo anche nei primi anni '90, c'erano queste trasmissioni tipo mh, stile Giochi Senza Frontiere, mi viene in mente, eh, sì. con, eh, però sempre girati diciamo con questi giochi sulla neve, sul ghiaccio. c'era eh, anche non, non musicale. Non una, una... musicali, ovviamente, non musicali. Bellezze sulla neve, ad esempio. Bellezze che... sulla neve, a questo alludevo, sì, bellezze sulla neve che c'è stato un insomma, due tradizioni ci sono state, mm -hmm. eh, senza ricordo forse primi 90. ecco. Mentre tornando a manifestazioni mh, invernali, natalizie, decembrine, ad esempio negli mm -hmm. anni '80 ci fu eh, la manifestazione IT 84, eh, forse mm -hmm. 83, IT 84. Mm -hmm. Due edizioni, adesso devo, devo fare mente locale, però anche queste furono manifestazioni che si svolsero nella stagione tardo autunno-inizio-inverno. E... Però, anche questo vale lo stesso discorso che ho fatto per la, per la festa del disco di, di Pippo Baudo, che era una bella manifestazione, fra l'altro. Mm -hmm. Però erano manifestazioni, appunto, che si svolgevano in teatri, quindi non, non, non si aveva la sensazione di essere no, nel clima gelido, mm -hmm. facevi oh, sì, sì, sì. tu, perché eri sempre a buon musica, si vedeva proprio i cantanti. che sì, sì, oh, Freddo becco, proprio, <ride> po poveri Cristi piazzati lì, veramente con 10 gradi sotto zero. <ride> sì, sì, infatti. Quindi, eh, il bello di queste manifestazioni era cosa era, era pittoresco, erano proprio da questa ambientazione sì, caratteristica. erano gli anni 70-80 che erano assai rigidi, diciamo. e eh sì, eh sì eh, loro comunque si prestavano perché comunque eh, l'importante <ride> era vendere. Sì, le vendite pensavano di tutto, ecco. sì, sì, sì. <ride> Bene, bene. Bene, bene. Beh, Allora è una... speriamo di aver fatto un po' di chiarezza, aver dato un po' luce a questo genere di trasmissioni che a dire vero in rete non se ne parla proprio, ecco sono state trasmesse su Rete 4 di notte, gliene ringraziamo ovviamente eh, la persona che sta curando questo genere di operazioni su Rete 4, quindi ci ha dato l'opportunità anche di vederle, però resta il fatto che in rete, Salvetti viene associato al festival Bar, è un qualcosa di estivo invece è, è, be, è bene ricordare anche se non solo Salvetti visto che parlava anche di Baudo comunque soprattutto Salvetti è bene ricordare che c'era anche questa attività musicale anche invernale ecco, sotto la neve che dava l'opportunità anche a certe località eh, vacanziere che campavano sostanzialmente nei 3-4 mesi invernali con, con per lo sci per le, insomma, per le escursioni invernali e per vedere i bei boschi che ci sono nel, in Italia di poter avere qualche turista in più e godere anche della bellissima musica che all'epoca c'era poi addirittura con uno spiraglio una, un, un riaffiorarsi nel, ormai lontano 1996 eh sì. Eh, però diciamo oggi ecco lo dicevi è un'occasione un quella di vedere i cantanti d'inverno soltanto nella notte di Capodanno Capodanno no? vedi questi cantanti intabarati, incappuzzati mm. <ride> che soffrono però insomma sì, quella Il è l'unica occasione del duomo, però, freddo bello sì, però, però non è una diciamo che non sono manifestazioni promozionali perché cantano ma vecchi ma successi cantano per far passare la notte eh. e arrivare a mezzanotte a stappare lo spumante questo è Diciamo, invece... è una cosa un po' diversa eh. Eh sì, no, invece quelle di cui abbiamo parlato sono manifestazioni commerciali promozionali sì, che servono certo, per certo. vendere dischi ecco certo, certo pensate proprio per quel motivo lì sì. Carlo tu hai da mostrarci qualche chicca dal passato In questo, eh, parlavamo appunto di buona musica no la musica la, la cosa più bella diciamo che ho è la, la cassettina ah. vediamo se riesco a eh sì, a non beccare la luce, tienilo un po' così, diciamo, in... ecco, perfetto, perfetto, così si vede benissimo. Buon anno musica! Buon anno musica, c'erano Marchetti, sorrisi, canzoni, Italia 1. Eh sì. sì. era, era compilation singola, non doppia, contrariamente ah. alle abitudini di, di Salvetti. E, apriamo cassetta, vediamo un po' la playlist, insomma. Eh, beh, dunque, ci sono molti dei cantanti che abbiamo citato: Mattia Bazzar con Ti Sento, i TXT, ehm, il Banco con questa canzone in inglese To the Fire, mm -hmm. Edoardo Bennato con Caiwanna, il suo album del, dell'85, eh, Sandra con Maria Magdalena, I Simpli Red li abbiamo citati. Poi c'è questa ragazza Princess molto carina, non so se te la ricordi, una ragazza oh. che cantava 6, 6 your number one, una canzone che è mm -hmm. molto successo verso la fine dell'85, insomma, e questo è quanto, insomma, questa è una delle cose che... Eh, un cimeglio, eh, questo, e, bello, sì, sì, ah, sì, bello. Sì. Poi, per quanto riguarda il cartaccio, allora, sempre riguardo a Buonanno Musica 85, dicevo prima delle, delle cartoline voto di, di Sorriso e Canzoni, qui ce n'è una, Mm -hmm. e qui si trattava di scegliere fra anzi, non di scegliere fra, di, di, di scegliere la canzone preferita fra quelle proposte da De Narov e i Simpli Red, mm -hmm. per come, come, come ho detto prima, eh, i cantanti avevano modo di proporre più pezzi del loro repertorio, quindi, tramite sorrisi, appunto, c'era questa cartolina che. Consentiva di scegliere. Vabbè, vota la canzone e vinci con sorrisi. sorrisi. bello anche eh? sì, il logo, di... eh? Sì, è vero. È bello, ragazzi, bene, sotto il mio... bene, ecco, vicino a favore di te. Eh, buon anno, musica bello, proprio molto anni 80. Ecco eh, anche col vecchio simbolo Italia 1, con scritto Italia. Esatto, esatto. Eh, bello. Sì. bello. Eh, eh, sì. Sì, sì, mi è sempre piaciuto questo logo, insomma, sì. Sì, sì, veramente, veramente, mentre uscendo un attimo da Buonanno Musica, facendo riferimento a quello che avevo raccontato riguardo a quella edizione del 77 di Musica Neve, ciò, il sì. eh, sorriso e canzoni dell'epoca. Ah. Il centenario del 100 anni di registrazioni sonore. Ecco. Ah, un secolo con la musica in casa, eh, certo, certo. E c'è cioè il servizio appunto dedicato a questa particolare edizione, non so se. Ah, bello questo! Dalle nevi di cortina ai fiori di Sanremo. Beh, sì, beh, sì, chiaramente. Sì, sì, C'era il passaggio di consegne sempre certo. con Salvetti che gestiva il festival e che di lì a poco avrebbe organizzato. Organizzato Saremo, qui appunto ci sono alcuni dei, dei partecipanti. Sì, ah beh, lì vediamo anche il Palazzo del Ghiaccio di Cortina, dove ci hanno girato poi nel 1983. Eh, vacanze di Natale con la famosa battuta whisky, whiskaccio e sample position, una roba del genere sì. esatto. sole, whisky e sample position, position. Eh, tra l'altro non c'è più, non è più così: l'hanno chiuso. Al mm. solito, sì. tutte le cose belle. Ecco, alcuni, alcuni cantanti ci sono i testi delle canzoni. Qui vediamo il buon Luciano Rossi. Eh sì, il compianto, sì. Certo. Ah, Simone, non, non so come si... non ho mai capito come si pronunciasse. Comunque ah sì, che cantava... Aramaia. Ah, Ramaya. ah eh, sì, è cantato solo quello, praticamente. No. Cos'altro, forse, ma non mi ricordo. Poi qui abbiamo... Dunque, dunque, dunque... Eh, le, um, le Orme. Le Orme, ah, ecco, sul Bob. Marcella. Ah, Marcella lì sul pala palazzo del ghiaccio di Cortina. Sandro Giacobbe e direi... Sandro Franco Giacobbe con Monbutt di, di pelo. <ride> e Franco Simone, mi pare, sulla, sullo slittismo. E, e Franco Simone, sì, non so, sembrerebbe... Sì, 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 sì Franco ah, Simone. Ah, okay. Mi sembra un po', un po ma in carne, ecco, per essere, non, non però forse l'immagine. Sì, sì, sì. Insomma, comunque, sì, sì, eh, beh, sì tra... E cosa cantava nel 77? Franco Simone cantava... Allora, Sandro Giacobbe, Il mio cielo, la mia anima. Mm. Eh, mm -hmm. Marcella, Abbracciati, che poi ha cantato anche... Abbracciati, ah, a... sì, 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 certo. al Festival di Sanremo fuori concorso. Certo. Le, Orme, Le Orme, Regina al Troubadour. Mm -hmm. Luciano Rossi, Bambola. Mm -hmm. e Franco Simone, Tentazione. Ah, beh, è un brano che ha portato avanti per un bel po'. Eh, insomma, tentazione. quindi insomma, questo in, è qua. In uh, innumerevoli trasmissioni, me lo sì. ricordo anche sì. un piccolo slam. Sempre. Ah, sì, tanto. certo, può eh. essere sì, sì, sì. E, e niente, questo è quanto. Bene, bene, bene. Eh, abbiamo fatto proprio un excursus in queste bellissime trasmissioni invernali sotto la neve degli anni 70-80, un'altra Italia. Copiosa neve degli anni 70. Eh, copiosa neve degli anni 70-80. Bene, comunque è stata una trasmissione molto interessante credo che comunque, ah, cioè, ha portato un po' di, di chiarezza in queste trasmissioni che sono in realtà quasi invisibili in rete, non se ne eh. parla poco, se ne parla poco. Ecco, bisogna dire grazie a Rete 4 che di notte ce le fa vedere, diciamo, qualche duno, qualche cosa però resta il fatto che Salvetti viene sempre ricordato per, soprattutto per il discorso estivo, festival mare, invece c'erano anche tutte queste belle trasmissioni invernali, ovviamente ricordiamo anche Baudi, visto che l'avevi citato prima, insomma. Bene, allora ringrazio il pubblico, ringrazio te Carlo per la consulenza, salutiamo allora il pubblico e grazie a tutti, seguite sempre il canale, cliccate like, se volete commentare mi farà molto piacere e iscrivetevi al canale, ciao! Ciao, ciao Marco, ciao a tutti, alla prossima!